Se stai guardando questo video, probabilmente ti sarai chiesto almeno una volta che cosa sta succedendo al mercato italiano. Beh, in realtà il mercato sta cambiando tantissimo ed è proprio per questo che cercherò di aiutarti a capire che cosa sta succedendo e in che modo puoi affrontare il mercato e cavalcarlo. Se io adesso disegnassi un puntino verde all'interno di questo foglio, lo noteresti immediatamente. Questa è la stessa cosa che è successo appunto al mercato del biologico italiano. Ti spiego che cosa intendo. Prima che nascesse il biologico in Italia, il mercato era come un foglio bianco con tantissimi puntini blu. I puntini blu erano gli agricoltori, in questo caso gli apicoltori convenzionali. Ad un certo punto, dato da una necessità e dalla voglia di voler un tipo di mondo, un tipo di vita più sostenibile, è nato il biologico. A questo punto potevamo vedere all'interno del foglio bianco non soltanto dei puntini blu, tantissimi puntini blu, ma potevamo vedere qualche puntino verde. Quei puntini si distinguevano tantissimo, erano dei puntini che si vedevano benissimo perché ce n'erano pochissimi, fino ad arrivare al giorno d'oggi, che di quei puntini verdi ce ne sono tantissimi e distinguerli l'uno dall'altro è veramente, veramente difficile. Questa strategia, perché è una strategia della natura, si chiama diversificazione. In gergo più tecnico, biodiversità. In poche parole, se vogliamo sopravvivere al cambiamento e vogliamo essere notati, c'è bisogno di effettuare una diversificazione. Ma per effettuare una diversificazione bisogna operare prima di tutto e andare a lavorare sulla nicchia di riferimento. Quindi, cosa è successo quando è nato il biologico? C'era appunto, come ti ho detto, un foglio bianco con tantissimi puntini blu che erano gli apicoltori convenzionali. Ad un certo punto sono nati altri puntini verdi che erano gli apicoltori biologici. In realtà gli apicoltori biologici non andavano a lavorare sulla stessa nicchia di mercato, ma ne hanno creata completamente una nuova. In poche parole, i clienti a cui si rivolgono non sono gli stessi, ma sono delle persone che hanno appunto come valore la sostenibilità ambientale e la biodiversità. Perciò inconsciamente, perché in realtà quasi tutti quanti gli agricoltori biologici, compreso appunto la nostra azienda, ha iniziato a fare biologico perché credeva in quei valori, perché credeva nei valori della sostenibilità ambientale e della biodiversità. Ma in realtà inconsciamente stava effettuando una diversificazione, si stava posizionando all'interno del mercato. Perciò, che tu lo voglia o meno, che tu lo sappia o meno, ti posizioni all'interno del mercato e ti rivolgi a un certo tipo di clientela. Ovviamente sapere come funzionano queste regole ti permette di raggiungere esattamente la clientela che vuoi raggiungere, quindi ti dà molte più chance di sopravvivere al cambiamento. Quindi quello che sta succedendo in questo momento, che cosa è? Beh, in realtà stanno succedendo tantissime problematiche all'interno del panorama del mercato italiano. Qual è la prima? La prima innanzitutto è che il valore percepito del miele biologico non è tanto più elevato di quello convenzionale. Questo purtroppo è dovuto da tantissimi problemi. Un po' è colpa di tantissimi apicoltori biologici che non fanno bene il loro lavoro, che danno dei prodotti alle api malgrado non dovrebbero darglieli. Un altro problema è che gli apicoltori biologici utilizzano dei cassettini, per esempio in polistirolo, oppure che utilizzano delle api che non sono autoctone italiane. E tutte quante queste pratiche gli danno la possibilità non solo di produrre più miele o magari più prodotti dell'alveare, ma gli permettono anche di non effettuare delle pratiche di controllo, come per esempio di controllo della varroa. Ovviamente cambia molto nel mettere due strisce di Amitraz all'interno di un alveare a utilizzare dell'acido ossalico o dell'acido formico, perché ovviamente per utilizzare, come ben sai, l'acido ossalico c'è bisogno di effettuare prima un blocco di covata. E quindi richiede un lavoro in più veramente, veramente enorme con dei costi di gestione veramente più elevati. Un altro problema è anche quello relativo proprio al fatto che i consumatori vogliono comprare un miele che sanno da dove viene. Mi spiego meglio. Significa che non hanno fiducia nei produttori che vendono il miele. Questo perché in questi ultimi anni, in televisione, nei mass media, nei giornali, sono state mandate tantissime notizie di miele provenienti da altri paesi europei o altri paesi del mondo addirittura. Questo perché molti produttori hanno comprato del miele estero per venderlo a un prezzo molto più concorrenziale rispetto a quello che avrebbero potuto, o comprandolo dall'Italia o producendolo in Italia. E questo ha causato un enorme, non soltanto malcontento da parte dei consumatori, ma anche molta, molta diffidenza. Tant'è
tanto che tantissimi consumatori, veramente, veramente tantissimi, non sanno più dove acquistare il miele perché non si fidano più dei produttori. Tant'è che ad oggi il mercato del miele è soprattutto crollato quello delle grandi distribuzioni e poco invece della piccola distribuzione, quella dei mercatini, perché chi compra nel mercatino è più sicuro di acquistare un miele che è stato prodotto poi lì. Un prodotto made in Italy. Dico in realtà anche per diciamo esperienza che un miele made in Italy non è per forza migliore di un miele magari prodotto in Germania o prodotto in Ungheria o addirittura in Cina. Noi siamo stati per esempio in Cina tanti anni fa per delle aziende leader nel mondo della naturopatia e abbiamo potuto verificare che in tantissimi posti della Cina producono un miele che è molto più naturale, molto più appunto bee friendly rispetto a quello che produciamo noi. Quindi il made in Italy non significa niente in realtà. Però a noi italiani ci interessa molto sapere la provenienza di quel miele e quindi dare queste informazioni al cliente ad oggi è assolutamente fondamentale. Un altro problema che abbiamo riscontrato ad oggi è il crollo del prezzo del miele all'ingrosso. Questo perché il prezzo ha raggiunto veramente dei livelli vertiginosi rispetto al passato. Io te lo posso dire, io sono ormai quasi 12 anni che lavoro in azienda, che gestisco soprattutto il reparto appunto legato alle vendite, e ho visto veramente un innalzarsi del prezzo a livelli vertiginosi e le persone, quel target di persone a cui ci riferiamo, non è più in grado di gestire quel tipo di spesa. Quindi secondo me al giorno d'oggi, soprattutto se sei un piccolo produttore, c'è bisogno di venderlo direttamente ai tuoi stessi clienti, a cui puoi raccontare la tua storia, a cui puoi fargli veramente capire in che modo produci quel miele e soprattutto apportare una differenziazione rispetto agli altri a 360 gradi, sia nella tua immagine aziendale, sia nei prodotti che vendi e sia anche nella comunicazione che usi con i tuoi clienti. È molto importante diversificarsi per essere notati. Ovviamente diversificarsi, a parer mio, significa diversificarsi verso la qualità, mai verso la quantità. Perciò spero in questo breve video di averti aiutato a capire come funziona un pochino il mercato e soprattutto come funzionano le leggi della natura e quindi anche del mercato, perché non ce lo scordiamo mai, malgrado molti non saranno contenti con me, ma siamo natura. Perciò ci vediamo al prossimo video e alla prossima lezione.